questa la devo tenere? Sì, la tieni, bene. Quando ti sta vicino accorci un po', usa due mani, come facevo stamattina io. Ok, fermati. Recupera un po' di lunghina, due mani, bene. Piano piano riparti. Vai lunghina, ecco che mi ammazzo. Fermati. Gira, torna indietro. Brava, recupera. Digli che è brava. Brava, Joy. Ok, basta. Bene. Ok, gira e arriva verso il cancello. Ok, rallenta, fermati. Cambi direzione. Ma vediamo cosa fa lei. Se rimane puntata lì mi faccio cambiare. Okay. Bene, recupera lunghina e riparti. In questo caso non gli, non gli possiamo dare un bravo. Rallenta, ma se vuoi sì. Fermati. È logico che questo lavoro, comunque il taglio normale, non puoi farlo, no? Perché ti va subito in tensione e diventa tutto complicato. Bene, recupera. A meno che non usi quello che uso io. Adesso, se no, allora guarda, Alessà, rivai verso il cancello, poi a un certo punto giri a sinistra e ti butti nel prato, eh? Vai. Dai lunghina, gira a sinistra adesso, vai, gira, digli andiamo? Andiamo. Ok. Recupera lunghina, recupera un po' di lunghina, bene, bene, digli che è brava. Dai lunghina, anche se ti sta vicino, dai lunghina, bene, ok. Ok, seguila pure. Recupera, brava, digli che è brava. Ah, comincia a essere lei a tornare indietro. Quando so che... Brava lei. Ritorna verso la stradina, Alessà. C'è pure un bel trotterello. Se riuscite a fare 20 minuti di passeggiata così, tornate a casa, il cane vi assicuro io che dorme fino a domani mattina. Ma pure tu! Pure tu. Perché questa passeggiata fatta così per il cane è faticosa. Perché? Perché vado avanti e devo tornare indietro, devo pensare a quello che cazzo sta succedendo. Non è una passeggiata e metto il guinzaglio, tiro, tanto non so che dobbiamo andare là. Adesso giri a destra e vai in mezzo all'uliveto. Dentro uno dei corridoi non c'è niente di scontato in questa passeggiata, a parte il fatto che poi usa il naso tantissimo, quindi la passeggiata in quel caso sta ragionando un casino, sta facendo un sacco di fatica, ha smesso pure di tirare. Aspettala, okay. C'è una componente di stanchezza, di gestione corretta del guinzaglio. Adesso è come se lei ci avesse un guinzaglio da 1,20 m, eh? È da prima che non gli si è scollata la gamba. Ok, torna verso la stradina, digli andiamo? Riprendi la stradina bianca, il vialetto e vai in su. Vieni perché è un richiamo. Perché viene, mi piace proprio quello solo quando mi serve. Super, super. E più non andiamo, sto a cambiare direzione, devo avverti solo che sto a cambiare direzione. Sì, sì. Brava, digli che è brava. Brava, amore. Sì, sì, glielo sto dicendo, è bravissima. Aspetta, falla annusare. Aspetta, falla annusare. Ha finito subito. Ok, fermati. C'ha ancora questa forte curiosità. Andà a vedere che cosa succede fuori da sto cancello. Sì. È assolutamente normale. Però è tornata. Però mentre prima
è rimasta ferma un sacco di tempo, adesso è tornata da sola. Ma anche perché adesso sei brava, bello Alessandra la sta portando lì, quindi gli sta dicendo anche che non c'è bisogno di fare. Ok, bene, fermati. Qui sta più distrazione di 10 metri prima, quindi c'è sta che ci mette un po' di più. La distrazione va via, in teoria entro 5 secondi dovrebbe essere. Adesso vediamo se si sblocca da sola. Bene. Se torna verso di te, recupera l'unghina. Recuperi. E rimai verso il cancello, vai. No, verso il cancello, vai. Ok, fermati. Ti giri, gli dici andiamo e torni indietro. Ok. C'hai anche il guinzaglio dietro? Cosa? C'hai anche il guinzaglio dietro? Sta qua. No. Fermati. Fermati un attimo. Ma no, che qua non ci sta, probabilmente non avendolo mai lasciato. Continua pure dritta. Non è che... Cioè, a casa no, a casa non è che ti da troppi anni. La macchina, tutto sommato. Vai avanti. Vai avanti tu. Fermati così, voi come vi, ognuno di voi come si comporta in questa situazione? Io chiamo il cane. Tu chiami il cane. Io faccio il passetto indietro. Tu fai il passo indietro. Io lascio la lunghina. Tu lascio la lunghina, sembra un attimo, così almeno abbiamo finito i problemi. No, va bene, allora, perché so che la recupero. C'è chi vuole andare al cane, chi vuole risolvere il problema, chi io risolve lui, eccetera, eccetera. Io lo faccio un passo indietro. La fai passare, prima, vai, prova, vai, vai. Però dici è buono andare più avanti. La tiro di qua io di solito muore. Lascia la lunghina e chiama. Va bene, ok, aggiro da sola. Bene, riparti. Capito perché lascia la lunghina? Perché ci vuole un attimo. No, perché poi te la richiami e la recuperi. Cioè. Ok, metti questa, questo. E quindi qual era la soluzione? Vedi se passa sta cosa. Giorgio, quindi non c'era una risposta giusta o sbagliata? A cosa, scusa? A cosa fai? No, era una curiosità, cosa... No. Io di solito mi fermo e aspetto che il cane ritorna indietro, se non sì. Ha fatto tre giri. Anche, sì, ma dipende dalla situazione, certo, sì, chiaramente. Sì. Fallo con te, se aspetti quattro ore, perché sono...